Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Scusami Maurizio, 3 minuti. Eccoli qua. Non è un buon risultato per il governo. Al momento bocche chiuse dai 5 Stelle. Lega 33-10. Il primo a twittare e twitta questo. Una sola parola, grazie Italia, eccolo qua. Con un cartello, primo partito in Italia, ringrazia. Sembra avverarsi questo lo spauracchio del sorpasso del Partito Democratico. Chiaramente il Partito Democratico festeggia il fatto che torna a crescere. Noi siamo molto soddisfatti. Quanto sale questa Lega? Adesso possiamo inquadrare la finestra del quartier generale. Le proiezioni, 32,7 la Lega, che direi che sta salendo decisamente. Abbiamo 18,70 il Movimento 5 Stelle, questo mi sembra il dato di discesa. Le precedenti consultazioni europee, Fratelli d'Italia non riuscì a superare lo sbarramento del 4%, invece da quello che vediamo questa volta dovrebbe farcela. Per questo risultato di Fratelli d'Italia, che è senza timore di smentita un risultato straordinario. Siamo quasi a metà del campione. Forza Italia rimane centrale per costruire un'alternativa di centrodestra. Questo è il campione, alle 3 di notte come promesso abbiamo il campione finale. I dati ci danno ragione. La festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Buonasera, buonasera amiche, buonasera amici telespettatori di Canale Italia. Questa sera affronteremo un problema per me delicatissimo. Perché, direte? Perché dopo queste europee voglio capire chi sono i vinti, chi sono i vincitori, cosa cambia, se cambia, perché tutti i partiti nel momento in cui hanno presentato i loro programmi hanno detto quando si va in Europa bisogna cambiare. Allora, che cosa vuol dire cambiare esattamente? Significa migliorare? Oppure per migliorare bisogna cambiare qualche cosa? E cosa cambia? Un gioco di parole, insomma. Intanto guardiamoci che cosa ha preparato per noi e per voi anche Antonio Tosello, e poi andiamo a presentare gli ospiti e a loro chiederemo tutte queste cose. Chi ha vinto? Chi ha perso? Non lo sappiamo. Guardiamo la copertina. Il trionfo della Lega con un record personale di Salvini, la debacle dei 5 Stelle con il silenzio di Di Maio sorpassati dal PD. Esulta Giorgia Meloni che supera abbondantemente il 6%. Da questo, una sola parola, grazie Italia, eccolo qua, con un cartello, primo partito in Italia, ringrazia. I dati ci danno ragione, la festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Possiamo inquadrare la finestra del quartier generale. Salvini, leader della Lega, forte del 34%, incassato 34-33, ha ribadito al lavoro, nessun tradimento. Grillo! Evviva! Vergognatevi! Comunisti! Sono invincibile.
siamo molto soddisfatti. Been inflation rates below but close to 2% over the medium term. Per questo risultato di Fratelli d'Italia, che è senza timore di smentita un risultato straordinario. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Chi vince, chi perde, chi sono i vinti, chi sono i vincitori. Ne parleremo con l'architetto Luca Ruffin. Buonasera. E pregherei di mettere sotto opinionista. Buonasera. Posso scrivere opinionista? Ma metti quello che vuoi. O vuoi che ti metta un partito? Tanto io so da che parte pendo, quindi puoi scrivere quello che vuoi. Va bene. Poi abbiamo non scrivere psichiatra, perché stasera... Bravo. E il professor Adriano Segatori. Siete già preoccupati, eh? Sì, sì, perché se no ci prendo. Sono ci cura tutti non quanti. Non ci serve noi la psichiatra. Non ci serve? Ci serve. Ma più che a noi serve a qualche altro. Serve a loro, eh. Allora, il professor Segatori è vice direttore di Electo Mag, che è un magazine di Electoradio. Notizie, approfondimenti, politica, esteri, economia, il cui direttore di questa testata è Augusto Grandi. Dico bene? Perfettamente. Anche perché me l'ha suggerito. Altrimenti non... autografo, quindi... Hai fatto carriera comunque. Beh, insomma, non è mica una cosa da poco. No, sono tutti amici comunque, come qui. Poi abbiamo la bomba che abbiamo per mano noi, che è Ornella, la professoressa Ornella Senza Mariani. Titolo, per favore, mi basta essere una signora. Sì. E cosa scrivo sotto? Scrittore? Saggista. Eh? Saggista. Saggista, mi per raccomando. Per la SIAE sono questo. Va bene. Saggista, per favore. Non possiamo scrivere altro? Vabbè. Poi abbiamo l'amico ingegnere Filippo Gallocchio, Movimento 5 Stelle. Ciao Vito e buonasera a tutti. Gianmarco Landi, cosa scriviamo a te? Va bene così, io sono della scuola di Ornella, va bene Gianmarco Landi. Ciao opinionista sotto. Opinionista, va bene? E poi abbiamo il direttore di Imola oggi, il mitico Armando Manocchia. Buonasera a tutti. Adesso io... l'ho già fatto vedere, diciamo, nel programma mio mattutino, però per sentire la vostra opinione di che cosa sta accadendo, e non è una cosa, diciamo, semplice, dal 30 da ieri fino al 2 giugno, almeno così mi dice il giornalista ed è molto informato, mi ha mandato un messaggio, il mio collega Francesco Amodeo, mi dice quanto segue. Guardate, vai regia. Vito, oggi voglio darti una notizia in anteprima perché tu hai sempre riposto fiducia nel mio lavoro. Questa che stringo tra le mani è la lista ufficiale della riunione del Bilderberg 2019 che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno in Svizzera. Tra i nomi dei partecipanti a questo consesso internazionale che, come sappiamo, riunisce circa 120 uomini della finanza speculativa mondiale, troviamo Matteo Renzi. Quindi l'unico politico italiano invitato a questa riunione a maggio prossimo sarà proprio Matteo Renzi, invitato per la prima volta. Voglio ricordare ai telespettatori che nel
giugno del 2011 alla riunione a St. Moritz in Svizzera era presente Mario Monti, che qualche mese dopo è diventato il presidente del consiglio tecnico e quindi non eletto in Italia. Tutto quello fu possibile grazie alle speculazioni effettuate sui mercati da quei potentati bancari i cui presidenti erano con lui a quella riunione. Nel 2012 sarà Enrico Letta a sostituire Monti alla riunione del Bilderberg in America e poi lo sostituirà, guarda caso, al governo del paese qualche mese dopo. Nel 2014 io ero a Copenaghen fuori al Marriott Hotel per testimoniare l'entrata al Bilderberg della giornalista Monica Maggioni, che qualche mese dopo è poi diventata il presidente della RAI. Capisci quindi perché sono molto preoccupato. Vedo delle incredibili analogie con quanto accadde nel 2011. Infatti ricordiamo che nel 2011 Jean-Claude Trichet, in qualità di presidente della Banca Centrale Europea, presente nel direttivo della riunione del Bilderberg insieme a Monti, inviò al governo italiano una lettera che destabilizzò il governo, mentre gli altri potentati bancari presenti a quella riunione effettuarono una serie di speculazioni sui mercati che causarono la crisi dello spread e quindi la caduta di Berlusconi e l'arrivo di Monti. Bene, sui mercati sta avvenendo in queste ore una dinamica molto simile. Lo spread sta cominciando a salire e sappiamo che la Commissione europea proprio oggi dovrebbe inviare al governo una lettera con delle misure da realizzare al più presto. Addirittura non gli dà neanche le canoniche 2 settimane, ma 48 ore per realizzarle. Ultima curiosità e concludo. Presente a questa riunione ci sarà anche un giornalista italiano, Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, che ultimamente ha pubblicato un libro in cui attacca duramente i sovranisti e definisce inutile e dannosa la battaglia per la riconquista della sovranità, quindi totalmente in linea con quelle che è l'ideologia di questo cartello finanziario. Resteremo a vedere cosa hanno in mente. Io ti tengo ovviamente aggiornato e ti ripeto che chiunque volesse capire le dinamiche di questi gruppi che hanno tolto la sovranità al popolo italiano, c'è il libro La Matrix Europea disponibile sul mio sito francescoamodeo.it. Seguirò tutto passo per passo e ti tengo aggiornato. Un saluto a tutti e buon lavoro. Con chi vogliamo iniziare? Bravo Francesco. Vai. Mi sembra un'ottima introduzione. Chissà che cosa vorranno proporre a Renzi. Perché se l'hanno invitato, dopo che invitano qualcuno, c'è subito un incarico. Io non lo so che cosa hanno in mente. Sappiamo bene che cos'è il Bilderberg. È il braccio operativo del nuovo ordine mondiale, quello che decide le sorti del nostro futuro, della nostra vita praticamente. E siamo messi così. Bene, elezioni europee, cosa cambia? No, sentiamo invece la professoressa Ornella Mariani lì alla telecamera. Che pericolo c'è, se ha ragione Francesco Amodeo? Perché la letterina ci è già arrivata intanto, sì. Quindi. Sì, c'è stata, se mi permetti, c'è stata anche una risposta che però è una fake news pubblicata da un giornale, un quotidiano nazionale. Dillo, qual è il giornale? Il giornale, che anche noi abbiamo ripreso e pubblicato, però c'è stata poi una smentita. È una fake news comunque. C'è stata una smentita da parte del governo, di Conte, eccetera, e quindi ancora non hanno risposto. Non si capisce per quale motivo sia stata fatta sta cosa, perché in questo paese si fa di tutto per destabilizzarlo, per creare caos, per creare casino. Va bene, allora sentiamo Ornella, prego. Ma io credo che la situazione sia estremamente critica, perché nonostante gli analisti di parte, buffoni alla Alan Friedman, che ha trovato l'America in Italia, dicano il contrario, che sono vi cambiate la responsabilità. Ma io me le di assumo tutto sempre. Quello che dite, me le assumo sempre. Perché hai detto buffone allora. Ho detto buffone ad Alan Friedman, non ne azzecca una. È più un comico che non un analista politico, dai. Ripeto, ha trovato l'America in Italia, altrimenti farebbe il commentatore al Washington Post, non qui. Ora, la situazione è estremamente critica, io temo. Perché nonostante dicano che non è cambiato niente o che è cambiato quello che piace a loro, sono cambiate molte cose in Italia. Per esempio la signora col turbante, che forse le porta male,
più Europa, qual è stato il suo destino? Loro devono capire che c'è una congrua parte di popoli che di Europa ne vuole meno o che comunque non vuole più Europa di questa Europa. L'Europa degli affaristi, l'Europa delle lobby, l'Europa dei finanzieri, l'Europa che affama i popoli. E quindi credo che questa situazione, questa volta, metta in grande imbarazzo solo il Quirinale, perché Mattarella deve pensare bene a quello che fa e magari suggerire al suo predecessore, quantomeno per la decenza dei raggiunti limiti di età, di stare a casa e di non farsi portare, come portavano Padre Pio sotto le braccia, al Parlamento a dire paroline nell'orecchio a Conte. Noi abbiamo per mettere in imbarazzo l'imbarazzante. Esattamente. Noi abbiamo due dati certi, che non solo sono i dati elettorali, ma voi vi rendete conto dei risultati di Lampedusa che volevano proporre a premio Nobel per l'accoglienza? Dico, vi rendete conto della figura ignobile di questo avventuriero che è Mimmo Riace? Mimmo Lucano, perdonatemi, che è diventato a Riace il simbolo non si sa di cosa, al punto tale che lo invitano le università a parlare. Cosa potrà dire questo signore, del quale non conosco il target culturale, però insomma voglio dire, no, mi sento dire, io ho la quinta elementare sicuramente più fondatamente della signora Fedeli, ma mi sento dire da sinistra che chi ha votato sovranismo ha una cultura da terza media, e lo dice Cuperlo, no? Che dovrebbe essere imbarazzato a parlare di cultura, perché sappiamo bene che ci hanno dato ministri con la terza media. Facciamo un giro allora. Ecco. Va bene, questa è per ora quella che pensa la professoressa Mariani. Comunque perdonami, fammelo dire, ci siamo liberati della Chienge. Il cartello tuo è equivoco, dice torna a casa, punto interrogativo, ma io spero a casa in Africa. No. Allora. E della Bonino. Io mi dissocio. Sì, dissocia, ti posso dire una sola cosa. Io sono il conduttore del dissociarmi. Ma certo, la Bonino dice che dobbiamo prendere questa cozzaglia di persone che arriva, perché abbiamo da dare una risposta demografica all'Italia. Guardate, lo dice una che ha fatto fuori 10.000 bambini possibili. Ma perché non tace questa gente una volta e per tutte? Sentiamo Landi. Allora, è stato molto interessante questo spunto che ci ha dato il giornalista, il tuo amico Amodeo, perché noi ci troviamo in una fase molto importante. Il Parlamento europeo essenzialmente è un finto Parlamento, però svolge una funzione significativa nei prossimi mesi, perché il Consiglio europeo dovrà nominare la Commissione europea e i vertici della Banca Centrale Europea. Quindi questi voti, questi equilibri tra sovranisti, liberali, socialisti e popolari contano, nella misura in cui per 5 anni, una volta che le nomine sono state fatte, chi scrive le letterine, chi indirizza realmente le nazioni, sono questi organi qui. Quindi viviamo in un momento molto importante, e non per nulla il Bilderberg ha invitato Matteo Renzi, ha invitato... Oltre alla Lili Gruber c'è anche un giornalista... Stefano Feltri. Feltri, che è il vice direttore del Fatto Quotidiano, e che è molto significativo, perché voi sapete che i giornalisti, soprattutto in un partito molto giovane come quello dei 5 Stelle, che non ha un grande background, un grande spessore culturale, senza offesa chiaramente per gli amici dei 5 Stelle, un Marco Travaglio è una persona di grande carisma, è un guru dei 5 Stelle. Quindi nel momento in cui il Bilderberg mi convoca Matteo Renzi e mi convoca il braccio destro in redazione di Travaglio, io inizio a pensare che ci saranno degli ordini, dei sussurri che verranno dati a questo giornalista del Fatto Quotidiano, in modo che il movimento dei 5 Stelle si orienti verso un futuro che è quello di una vicinanza verso un altro invitato eccellente, che è come sappiamo, l'ex Presidente del Consiglio.
Quindi... Prima di venire da voi, però è stato tirato in ballo anche l'amico Gallocchio, perché tra l'altro qualcuno dice, vi definisce come partito, i camaleontici pentastellati, che cambiano idea a seconda della convenienza. Tanto che, per esempio, per fare un esempio, è stato detto che, l'ha detto Di Maio, dice: noi siamo molto fortunati ad avere un presidente come Mattarella, come Presidente della Repubblica, però, dice qualcuno, non ha dimenticato che lo scorso anno aveva detto, anzi aveva proposto, giustamente, di mettere in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Era per questo che parlai così, Nagra. Allora, parto ricollegandomi un attimo a quello che ha detto il collega. Diciamo che l'alto livello culturale che ha regnato, diciamo, fino a un anno fa ci ha portato nella situazione attuale, per cui adesso chiaramente lo sport nazionale, pensare che in 12 mesi il governo giallo-verde dovesse recuperare 60 anni, diciamo, di altissimo livello culturale che ci ha portato in questa situazione. Quindi questo per ridire e per mettere le cose un po' in chiaro. Sul discorso del camaleontico, questo penso sia più che altro un discorso di coerenza, detto che penso che il Movimento 5 Stelle sia uno dei movimenti politici più coerenti, sappiamo benissimo che non è esattamente anche qui un qualcosa che capita spesso dal punto di vista politico, il fatto di cambiare idea mille volte. Cioè, in questo caso specifico, quello diciamo di Mattarella, bisogna anche ricordare perché era successa sta cosa. C'era una situazione di stallo, e Mattarella si stava rifiutando in qualche modo di consegnare o di fare in modo che nascesse il governo giallo-verde, e stava cercando di fare un'operazione da vecchia repubblica. E quando questo è successo c'è stato un altolà da parte del Movimento 5 Stelle. Quindi poi la cosa si è risolta, il governo giallo-verde è nato diciamo in base a un contratto, ci sono due contraenti, ci sono delle cose scritte, molte cose sono state fatte, ma non è possibile che in 12 mesi si risolva 60 anni di mala politica che c'è stata fino a questo momento. Un'ultimissima cosa, se posso dire, visto che diciamo il tema della serata, è le elezioni, chi ha vinto, chi ha perso. Quello che è successo a livello europeo è che purtroppo c'è un po' una paripatta, perché i governi, anzi i partiti tradizionali, i raggruppamenti tradizionali, quindi Partito Popolare, Partito Socialista, non hanno più la maggioranza come succedeva da tantissimo tempo. I sovranisti hanno avanzato ma non hanno sfondato. E quello che è importante, c'è stata una crescita abbastanza importante e ben decisa, purtroppo non anche in Italia, del Partito Verde, forse anche in base, un po' anche spinto diciamo, dalla Friday for Future, quindi da Greta, e dal Partito Liberale. Quindi adesso stanno cercando di trovare dei nuovi equilibri appunto per organizzare. In Italia cosa si può dire? Si devono guardare i numeri, e i numeri che vanno guardati sono i numeri assoluti, non i numeri relativi. I numeri assoluti, e in più sarebbe necessario confrontare la stessa tornata elettorale, europeo su europeo, europeo su politiche. Però anche facendo diciamo europee 2019, politiche 2018, europea 2014, e guardando solo i 5 partiti barra movimenti che fin fine hanno superato lo sbarramento, c'è un dato abbastanza incontrovertibile. Allora, chi tra virgolette ha vinto? La Lega e Fratelli d'Italia, che sono gli unici che costantemente hanno aumentato. Chi ha perso? Sia il Partito Democratico, che è vero che ha aumentato in percentuale, ma rispetto alle politiche ha perso 121.000 voti, e rispetto alle europee ricordo che ha perso 6 milioni di voti. Forza Italia, che praticamente tutti i suoi voti li ha regalati alla Lega. E il Movimento 5 Stelle, rispetto alle politiche... Alla Lega, ma anche a Fratelli d'Italia, diciamo. Sì, ma diciamo per la maggior parte sicuramente la Lega. E il Movimento 5 Stelle, che purtroppo ha lasciato 4 milioni di voti a gente che questa volta è andata a votare, perché per noi è importante questa cosa. Cioè, non noi è 4 andata milioni... a votare o li ha dati al PD? No, no, un ritorno no. a casa propria? No. Sui 6 milioni persi, 4 milioni sono astenuti, 1 milione dato alla Lega...
e 1 milione un po' distribuito, però 4 milioni. Votare il 50%, quindi devi anche calibrare la percentuale sul numero dei votanti. Sentiamo, metti bene il microfono e sentiamo la tua opinione, però mi raccomando, tornando un po', riallacciandomi, non dilungatevi troppo. Ai vari Vaffang Day che Grillo faceva nelle piazze, diceva che i partiti erano morti, che non ci sarebbero stati, che il futuro erano i movimenti. Però mi sembra che dall'ultima, da ieri, Di Maio si sia circondato da un direttorio che dà la struttura di un partito alla fine, perché questa democrazia condivisa, dove tutti possono dirla tutto e che ogni cosa deve essere votata, poi da questa piattaforma Rousseau che non si sa come sia, perché questo 80% su qualche 50-60 mila persone che hanno votato, non si sa chi va a controllare se sono l'80, il 70, il 30 o si schiacciano eccetera. Però a parte questo si sta trasformando in un partito e sta scricolando soprattutto nella sua composizione iniziale, che nei loro ideali che si stanno ritorcendo contro di loro. Perché? Perché adesso le correnti stanno uscendo, mentre prima c'era il Tito di turno di una Jugoslavia fatta di tanti anime, la sinistra, l'estrema sinistra, la parte più dura e pura e quant'altro, adesso si stanno creando queste cose. Quindi secondo me, se non si strutturerà come un partito, il 5 Stelle è destinato a scomparire. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, per il discorso dell'Europa, è vero questa roba qua, che adesso è una fase molto importante, però purtroppo, e lo dico purtroppo, i sovranisti all'interno, da noi hanno avuto un grande successo in Polonia, in Ungheria, in altre parti, ma a livello europeo contano il 10%, che è come il Fante de Coupe, che ti dici quando che te vei a bastoni, però. Perché? Perché quasi sicuramente la maggioranza sarà fatta non più da PPE e da PSE, ma da PPE, PSE e liberali. Con questo riescono a superare il 50%, e qual è la cosa brutta? È che noi saremo fuori, noi, cioè l'Italia, perché di fatto è su quest'area, dalle decisioni più importanti, perché i capi di Stato decideranno i posti nella Commissione. E quindi quelli che contano sono commissioni, non quelle della Mogherini, che non ha dato nessun frutto, perché politica estera Europa è come dire varie ed eventuali, ma su punti chiave dove speriamo di avere un peso, ma la vedo dura, perché appunto non essendo... Quindi a meno che all'ultimo momento il Conte non riesca in qualche maniera ad aggregare i sovranisti con i liberali in maniera da avere... da raccordare. Questa è una ipotesi. Vabbè, è una tua ipotesi, poi sentiremo quella dell'altro. Però vorrei sentire anche il parere del professor Segatori. Adesso vi provoco un po', no? Perché, deve essere la provocazione, perché siete... poi ci sono tanti messaggi che stanno arrivando. Io la faccio a corta, in modo che possiamo... Sì. Perché siete tutti sfortunati rispetto a me, perché geneticamente... Io, non essendo superstizioso, non credo alla democrazia. Non credo? No. Non credo al diritto di voto, non credo a queste manfrine. Ho partecipato anche a campagne elettorali, ma sempre divertendomi con gli amici, irritandomi qualche volta, ma sempre un senso di noia. Per puro caso, mi sono attrezzato, ma è puro caso, riprendo il discorso di Bilderberg. Correva l'anno 1844, quando Benjamin Disraeli sul suo diario politico scrisse, è stato per due volte primo ministro inglese, quindi il mondo è governato da personaggi diversi da quelli che immaginano coloro che non gettano lo sguardo dietro le quinte, 170-180 anni fa. E nel 1950 Paul Warburg, che è stato uno dei sostenitori, fautori della Federal Reserve, quindi un banchiere di investimenti, dice qualcosa ancora di peggio, che si voglia o no, noi avremo un governo mondiale. La sola questione che si pone è di sapere se sarà stabilito col consenso o con la forza. Col consenso o con la ora, forza. Ora, chi vince e chi perde? Vinto e continua a vincere sicuramente equilibrerà il capitalismo che ha strangolato le nazioni, che ha tolto la sovranità, che ha affamato i popoli,
altro che l'impero di toni negri che confonde impero con imperialismo, forse è meglio che stesse latitante e faceva meno danni piuttosto di essere ritornato in Italia. Comunque, e quel tipo di impostazione che non è neanche più ideologica è diventato un Vangelo, sembra che il rifiuto di liberare il capitalismo debba portare a delle conseguenze atroci. Fermo restando poi che sì, è vero, Grillo ha detto la famosa frase i partiti hanno finito, e l'organizzazione dei partiti come adesso, che risale al 1700 ormai, è finita come organizzazione, però il risultato qual è? Che i movimenti così non reggono, e sono perfettamente d'accordo che ci troviamo davanti a uno scenario pericolosissimo, perché i sovranisti hanno aumentato a livello popolare eccetera, però ricordiamoci una cosa, queste sono rivolte, una rivoluzione europea non è sufficiente farla così, la rivolta è una cosa, la rivoluzione è un'altra. Certo. Allora rapidamente raghi, voglio sentirvi accaldati. Va bene, faccio il testimone, fammi dire qualche cosa. Dai, vai, dai. Allora, anch'io voglio dire qualcosa. Cosa cambia? Chi ha vinto, non entro in merito, perché chi ha vinto lo diranno gli italiani fra qualche mese. Cosa cambia? Secondo me cambierà se si cambiano i trattati europei. I trattati europei non li cambia il Parlamento, perché il Parlamento, quello che noi abbiamo votato, non legifera. Legifera, come abbiamo detto tante volte da questi studi, legifera la Commissione Europea, c'è il Consiglio Europeo, la Commissione Europea, c'è la BCE, sono quelli che comandano, sono loro. Il Parlamento Europeo, purtroppo, come diceva Gianmarco, ratifica. Abbiamo avuto fino adesso l'Alto Commissariato, la Mogherini. Abbiamo avuto fino adesso... Per gli uffici esteri. Sì, abbiamo avuto fino adesso... Mario Draghi alla BCE, abbiamo avuto Tajani presidente del Parlamento. E che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo ottenuto con tre italiani nei posti chiave, nei posti diversi? Il quantitative easing ha fatto Draghi, il quantitative easing che insomma ha tenuto... L'ha fatto per sé, non è che l'ha fatto vabbè, per noi, però, ha fatto per tenere, l'unica cosa per, che... per tenere quindi... la barra dritta. Quindi non cambia niente fino a che non si mette mano ai trattati, quei trattati che sono stati sottoscritti da gente che per fortuna non c'è più, qualcuno c'è ancora, e che andavano bene per 40, 30, 50, 30, 40, 50 anni fa. Per cui noi dobbiamo risedersi intorno a un tavolo, se vogliamo mantenere buoni rapporti tra i paesi, tra i popoli europei, e vogliamo tenere insieme questa Europa, dobbiamo sederci intorno al tavolo e ridiscutere i trattati, se no non si va da nessuna parte. Per quello che sono contento, lasciamelo dire anche a me, perché anch'io mi voglio togliere delle soddisfazioni nella vita, visto che li contrasto e li combatto con tutti i mezzi leciti, sono contento che la signora... col turbante, ma per niente conturbante, neanche quando era ragazza. No, non conturbava, non conturbava. Non, no. Non sia passata. Sono contento che la signora Kyenge non sia passata. Sono contento che il Lucano, che i giornali hanno costruito come se fosse il terzo bronzo di Riace, non sia passato. Sono contentissimo per Lampedusa. Per Lampedusa, per i risultati di Lampedusa e di Riace, ma sono stracontento perché ha perso il partito della Chiesa, ha perso il leader del Vaticano, Francesco Bergoglio. Vabbè, ecco, per questo sono molto felice. Sei molto felice, però? Devo farti ascoltare quello che ha detto la signora Gina, la signora Sandrin. No, prima voglio... Sentire, ti ho visto quando ha parlato Zingaretti, ti ho visto sussultare, perché? Allora, perché... Ha detto che in effetti è andato avanti. Sono soddisfatti. Di che cosa? Come di che cosa? Il problema... Che hanno fatto tre passi avanti.
Il problema è che le notizie non vengono approfondite e la stampa ripete delle emerite sciocchezze. Il PD non ha perso 120.000 voti, come dicono tutti, come ha detto anche il nostro qui amico dei 5 Stelle. Il PD ha perso 1.220.000 voti rispetto alle politiche del 2018, perché il risultato di quest'anno è comprensivo... Il risultato di quest'anno è comprensivo di LeU, che aveva il 3-4%. Allora, la somma delle percentuali del 2018 tra LeU e PD, 18,7 e 3,4, fa 22,1. Loro hanno preso il 22,7, nonostante il tracollo che hanno avuto i 5 Stelle. In valori assoluti, cioè quante persone sono andate a votare, il conto da fare è 1.200.000 voti, quindi è un'enormità alla luce di quello che è successo ai 5 Stelle. Quindi la sconfitta del PD è netta. Ma... Va bene, quindi questa è la prima cosa. Poi ce ne sono tante altre, ma voglio lasciare spazio. No, voglio capire se l'ingegnere Gallocchi è d'accordo su quello che è stato detto sin adesso da parte... Sì, sul discorso dei vinti e dei persi, quello che ho detto prima. Quindi il discorso del 1.100, dei 120. Ora, la cosa importante è il fatto di passare il messaggio corretto. Il messaggio corretto quello che ha detto Di Battista... Ma quello che ha detto Di Battista è... Allora, è difficile sentire qualcuno che dopo le elezioni dice abbiamo preso una scopola. Perché io, che di solito guardo la televisione, quando si fanno le elezioni tutti hanno vinto, o circa hanno pareggiato, o circa hanno mantenuto. In questo caso sicuramente c'è stata da parte nostra una battuta d'arresto. Io dico subito, non sono facilmente impressionabile, perché faccio parte del movimento dal 2012, quando eravamo allo 0, quindi il 17% comunque comunque sono 4 milioni e mezzo di voti, non è poco, però è sicuramente una battuta d'arresto rispetto a quelle che sono state, diciamo, le elezioni politiche con cui non è il caso di confrontarsi, ma sicuramente rispetto a quelle che sono le europee. E quello che sta succedendo in questo momento, il movimento, quindi questa battuta d'arresto con qualsiasi elemento negativo, può diventare un qualcosa che distrugge o può essere un qualcosa che semplicemente ti fa fermare un attimo e ti fa ripartire. Siccome vivo il movimento da dentro, è quello che sta succedendo. C'è una forte discussione, ma una forte discussione per ripartire ancora più forti di prima e per portare avanti anche quella che è l'azione di governo, che è un'azione di governo che è fondata su un contratto dove ci sono determinate cose che sono già state fatte e altre che devono essere fatte. Professoressa. No. Io a questo gioco dei numeri assoluti e relativi, indipendenza delle circostanze, insomma, non mi diverte neanche più. Voglio dire, noi l'esperienza dei pentastellati l'abbiamo vissuta con un altro nome, si chiamava l'uomo qualunque. Quando la sfiducia di un paese va in una qualche direzione, va in direzione di un movimento d'opinione. E però la differenza è sostanziale qui. Prima di tutto perché Giannini era andato a scuola, non so Di Maio. Ma io ho definito Di Maio l'ultima barzelletta di Grillo, voglio dire, una barzelletta pure sbagliata. Voglio dire che abbiamo le prove storiche che i partiti senza identità, senza retroterra, non lo possiamo solo dire dell'Islam, non ha i pilastri etici, lo dobbiamo dire anche dei 5 Stelle, non ha pilastri sociali, culturali, soluzioni filo-sudamericane, sono improponibili in Italia. Il partito di Giannini, l'uomo qualunque, fece un exploit pazzesco e poi andò a casa. È lo stesso destino dei 5 Stelle. Di Battista parla come se abbiamo avuto momenti. Ma quando? Ma dove? Ma a che titolo parla Di Battista? Ma come? A che titolo parla? Prima di tutto a che titolo parla? Ma il discorso, perché poi se parla come scrive, ci siamo pure capiti, ma il discorso non è questo. Lascia intendere di avere alle spalle una tradizione che non ha
sono nati l'altro ieri. Ma non può un partito rivendicare una credibilità con il vaffa. Che questo paese sia scaduto, che questo paese sia diventato il paese della concitazione, del dilettantismo, della faccia tosta, ci sta pure questo, ma pure questo ha un limite, voglio dire. Quindi Di Maio che confonde il passo indietro col passo di lato, fa ridere. Non si può inventare la politica in un paese nelle condizioni sgangherate come il nostro. Dopodiché c'è una tradizione in questo paese, non perde mai nessuno, vincono sempre tutti. Zingaretti c'ha poco da cantare. A me che francamente che il Bilderberg abbiano chiamato Renzi non mi sconvolge più di tanto, perché tanto ormai gli italiani, insomma ragazzi, amici cari, gli italiani vogliono il territorio, il controllo del territorio, e siccome noi non abbiamo ancora capito se i 5 Stelle sono pro accoglienza o contro accoglienza, capisci, l'equivoco perdura, l'equivoco perdura. Qui ha perso, qui sì, ha perso Bergoglio. Il grande perdente di queste elezioni è Bergoglio, è la Bonino più Europa, ma quale Europa? Noi non vogliamo più un'Europa matrigna, un'Europa che ci ha espropriato di identità. Noi vogliamo poter parlare di identità. Noi vogliamo. Allora, quando tu dici, Filippo, i Verdi hanno fatto una bella rimonta per l'effetto Greta, io inorridisco, perché io sono scandalizzata dalla circostanza che una bambina disturbata venga ricevuta dal Senato, dal Presidente del Senato, che ricevendo una bambina disturbata svilisce figure di ruolo come Rubbia. Ma da quando in qua ci parla di clima una sciocchina di 13 anni che farebbe 16. Meglio ad andare a scuola e a studiare. Il problema, perdonatemi ragazzi, amici, perché siete tutti più giovani di me, è capire come Salvini intenda recuperare il controllo del territorio. Perché un fatto è innegabile, che ne dica Sansonetti. Sansonetti l'altra sera ha dato dell'ayatollah a Salvini e ha detto: con che faccia andiamo in Europa? Ci vergogniamo di andare in Europa. Il crocifisso, voglio dire, poi quello lì si è messo la maglietta della polizia, ne aveva titolo, è il ministro della polizia. Nessuno si è scandalizzato quando Renzi si è messo la tuta mimetica. Nessuno si scandalizza del modo in cui la ministra della difesa, va a passare in rassegna alle truppe. È una vergogna. Ci vuole physique du rôle, dignità, cultura, ci vuole quello che questa gente non ha, e gli italiani di questa gente si sono stufati. Sansonetti si vergogna di mandare in Europa Salvini, non si è vergognato di averci mandato la signora Mogherini, che è stata pure sfiduciata, non so se prima del bicchiere o dopo del bicchiere, anche da Juncker. Voglio dire, voi pensate che la signora Mogherini è stata respinta nella sua funzione anche dal governo del Kosovo, che ne ha rifiutato ruolo e mediazione, chiedendo la mediazione americana. I problemi sono questi. A me non, per me hanno perso due soggetti, e dicono tutto: Bergoglio e Bonino. Perché che ne dica qualche nostro. A questo punto di Soros, non Bonino. Bravo. La signora che viene definita da Bergoglio la prima donna d'Italia, io sono veramente scandalizzata, e che, ripeto, ha fatto fuori 10.000 feti. Con gli aborti. Con gli aborti, diciamolo intero, con gli aborti. Clandestino. Vabbè. Va bene? Parliamo di Europa, lasciamo stare. Abbiate pazienza. Quello che è stato l'abbiamo detto quando siamo arrabbiati. Certo, gli sconfitti sono loro e questo è pacifico, ma poi sentiremo anche il perché. Dopo la pausa pubblicitaria vi farò vedere un filmato di una candidata alle europee che in chiesa ha ascoltato cose che non avrebbe dovuto ascoltare e che non si possono ascoltare.
ci sono, devono non parlare. Non è quella anche delle tendine sulle croci, no? No, no, no. No, no. Ascoltami, Europa non Europa, dicono i pensionati, noi siamo sotto i bombardamenti. Vorremmo solo poter vivere questi ultimi giorni e grazie, dice Paolo da Padova. Quindi, fra tutto quello che stiamo dicendo, vinti o non vinti, quelli che hanno perso, che stanno perdendo, sono proprio i pensionati. Sono proprio... E la gente. È la gente, gli anziani, allora, che sono in una povertà più assoluta che mai. Cosa manca a questa terza repubblica o seconda, adesso non si sa dove siamo arrivati, manca un progetto. Allora, io di lavoro faccio l'architetto, Filippo fa l'ingegnere. Il tempo che ci vuole per pensare, programmare e realizzare un'opera è tutto tempo che poi tu recuperi mille volte quando fai l'esecuzione dell'opera, perché hai pianificato in ogni minimo dettaglio e hai pensato tutte le cose come dovranno essere messe. Questa improvvisazione di questi partiti nati dalla protesta, dalla pancia, dove chiunque poteva avere un ruolo, perché nel nome della democrazia chiunque poteva dire la sua, ha portato a queste contrapposizioni. No TAV, tutti europei no TAV, chi lo dice? Il Movimento 5 Stelle. No TAP, chi lo dice? Il 5 Stelle. No, 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 quella, l'acciaieria, la, no, la, come si chiama? Ilva. Noi ci siamo, no. Alla fine, quando hanno dovuto decidere, cioè non essere più movimento di protesta, che hanno preso il 20, il 30%, perché protestare è facilissimo, trovare le soluzioni è molto difficile, ma le soluzioni tu le trovi se hai fatto un buon progetto, dettagliato in particolare. Invece, quando tu ti metti insieme, tanto poi qualcosa si farà, nasce l'improvvisazione. Esatto. E quando ti trovi a governare uno Stato... Con l'improvvisazione vengono fuori questi paradossi, perché non hai persone preparate, persone che sappiano poi, perché se io dico no TAV, devo poi essere in grado di fermare la TAV. Ma come fai a dire no TAV che i cantieri sono partiti, ci sono gli accordi internazionali, c'è tutta una cosa? Non, lo sai che non lo potrai fare. Quando tu dici, parli di bloccare il gasdotto più grande che sta portando, che ci sta... risolvendo i problemi per l'energia per i prossimi 30 anni, quando c'era il grande Mattei, che l'unico grande progetto di energetico l'aveva fatto Mattei, che poi l'hanno ammazzato, non abbiamo più avuto un politico che abbia pianificato per i prossimi 50-100 anni da dove arrivava l'energia. E adesso siamo schiavi della Libia, siamo schiavi dell'Iraq, dell'Iran, della Russia, perché basta che chiudono il rubinetto e noi siamo morti. La Germania entro il 2040, Kartoffeln, saranno autosufficienti energeticamente con il sistema di energia alternativa. Questa è politica, progettare e pianificare. Ma qual è l'altro problema in Italia? Che quando si fa un passo in avanti, cambia governo, distruggono quello che è stato fatto e se ne vanno tre indietro. Ecco perché abbiamo un debito pubblico così alto. Perché chiunque, Berlusconi, nei suoi limiti, nelle sue cose, eccetera, aveva iniziato un percorso, va su Prodi, lo distrugge. Valdastico, mi ricordo, stavano facendo sta Valdastico, discussa Valdastico nord e sud. Arriva Pecoraro Scanio. Ha bloccato la Valdastico, bloccata, 3 anni, deviata, fatta sotto, eccetera. Abbiamo perso 3-4 anni che era la manna, perché se noi avessimo avuto i casello autostradali 3-4 anni prima dell'entrata della crisi, tante cose sarebbero cambiate. Ecco perché l'Italia va un passo in avanti e 3 indietro. Ed è così. E la cosa che io spero e sto lottando, come, perché ho 50 anni, ho fatto l'amministratore, ho fatto una serie di esperienze che mi ha portato oggi a diventare, come ha detto lui, opinionista e non più un ideologizzato. No, sono partito con Berlusconi e non me ne vergogno, perché io ci credevo alla riforma liberale. Non è riuscito a farla bene, ma non per questo io devo rimanere su quella linea. Io oggi spero che la parte di che si formi una destra degna del nome di destra, che oggi manca, e che ci sia una sinistra,
ma non può esserci un tre poli con una parte di pancia, perché questa fa disastri e oggi li abbiamo visti. È una cosa importante, ci deve essere, ma deve esserci un'alternanza. Quando ci sarà una destra seria e una sinistra seria, ok, le cose in Italia andranno bene, perché ci sarà il modo per poter fare 10 anni di governo. Vabbè. E eventualmente l'alternanza. Fermati con questa è una cosa che noi speriamo di avere. Voglio dire, perché devo sentire i professori. I dilettanti, il giorno dopo della caduta del Ponte Morandi, del crollo del Ponte Morandi, il vice premier Di Maio, va bene, quello che fa i passi di lato sempre, mai dietro, dice che si revocano le concessioni a Benetton. Ne abbiamo più sentito parlare? No. Non, rapidamente, non dico altro. Professore, perché mi dicono, sì, tra l'altro... Gli hanno proposto all'Italia. Mi dicono ancora. Gli hanno proposto di comprare l'Italia. Sta buono. Ma è così. Va bene, dai. Cioè, la politica è fatta anche di compromessi e non bisogna vergognarsi se fai compromessi. La politica è compromesso. Se vi parlate sopra. Facciamo il bar. Allora, no, facciamo questo puritanesimo. Copiamo le altre trasmissioni. Si è ritorto contro di loro. E adesso se lo stanno ingoiando 3 volte. Luca, esatto. Fermati. Un Di Maio non va a casa perché ha il secondo mandato e hanno provato che fanno 2 mandati. Ti sembra che Di Maio dopo un anno vada a casa? Insomma, dai, per favore, adesso perché devo andare in pausa anche, ragazzi? C'è un buon clima democratico. Ma guarda che siamo in democrazia. Sì, però parliamo. Dovete parlare di meno, essere più concisi. Ma qua concisi. Di meno, guarda lo Ruffin, share, sta andando sullo zitto. Share. Allora, dice una signora che la colpa è di chi ci ha governato, se l'Europa è giunta in questa situazione, quando hanno così ceduto la sovranità. Perché la nostra Costituzione, in base all'articolo 11, prevede cessione di sovranità solo per pace e giustizia, in parità con gli altri Stati. Invece noi l'abbiamo svenduta. È così? Ma io ero d'accordo con quello che diceva Luca, anche perché lui mi dava ragione, non sapeva di darmi ragione. Perché l'ho citato anche l'altra volta il mio grande amico Massimo Fini, ha centrato perfettamente l'argomentazione. Allora, la massima richiesta della democrazia per i partecipanti alle elezioni e agli eletti, ovviamente, è l'incompetenza. Prima cosa. Il secondo dato sostanziale è che in democrazia la libertà di parola è confusa con la libertà di dire cazzate. Quindi Massimo Fini, oltre alla prima precisazione, quando lui ha detto noi non siamo superstiziosi, non crediamo alla democrazia. Su tutte opere sue che condivido. Ma la domanda è, esiste uno statista in Italia? È inutile che le anime belle adesso si rivoltino, poi invochino Fiano o indifferentemente chi. Gli ultimi statisti che ci sono stati, e parlo statisti inteso in senso ampio di, come potrei dire, super tecnici anche e super specializzati, ma ecco, Fanfani per l'economia. Craxi è stato l'ultimo abbiamo chiuso con Craxi. Sì, abbiamo chiuso con Craxi dopo che tutti gli statisti dal 1946 poi uscivano dalle scuole del fascismo, dove si insegnava politica. E questo è il problema. Ma il Partito Comunista, che Dio lo abbia in gloria, ha ragione Rampini, aveva le frattocchie. La destra aveva la scuola di partito. Adesso la Lega ha la scuola? Sì. C'è la scuola? Sì. La Lega ha la adesso scuola? Sta formando amministratori? Allora, cosa possiamo fare riguardo il discorso che diceva prima, la sovranità, i partiti sovranisti, eccetera, eccetera. Voglio dire, la prima cosa che dovrebbero fare è organizzare scuole di partito per i partiti sovranisti europei. Perché io ho un legame affettivo dal punto di vista politico, insomma, con Marine Le Pen per vari motivi che ormai sono noti a tutti. Ma io penso che se chiedessero a Marine Le Pen, a Orban, a Kurz, che si sceglie gli amici che lasciamo perdere, visto che che visione del mondo avete? Che idea avete di una fondamentale modifica finanziaria, fiscale dell'Europa? Per risolvere i problemi poi degli spostamenti. Io penso che tutti darebbero delle indicazioni diverse. Non c'è una visione comune di Europa. Perché non ci sono idee ben chiare. Che non può essere né più Europa né meno Europa, ma sicuramente è diversa. È questo il discorso.
Rispondiamo. Sì, sì, sì. Beh, allora ho ascoltato tutti gli interventi. Che dire? Allora, prima di tutto l'uomo qualunque è durato giusto 3 anni, quindi 46-49, se non altro siamo durati di più, quindi magari non siamo esattamente come l'uomo qualunque. Poi non ho ben capito in base a che titoli diciamo, ho sentito questo fatto del chi ha diritto, chi non ha diritto, quindi sinistra-destra. Ricordo che dal 2013, quando il Movimento 5 Stelle è arrivato al Parlamento, lasciamo stare diciamo, quelli che sono stati i picchi, però c'è almeno un 20%, quindi sono almeno 5-6 milioni di italiani, probabilmente tutti decelebrati o probabilmente tutta gente diciamo, di bassa lega, che continua a votare. Le persone praticamente che votano il Movimento, le persone che sono al Parlamento, questo è un dato statistico, io essendo un ingegnere parlo solo di numeri, quindi non sono un politico, faccio un altro mestiere, sono un dirigente d'azienda e quindi faccio diciamo, anche questa da 7 anni a questa parte ho deciso di dedicare il mio tempo anche all'attività praticamente civica, quindi dare e fare qualcosa per quello che è il mio piccolo paese dove abito. E i numeri dicono che la percentuale di laureati è la maggiore in assoluto nel Movimento 5 Stelle, detto che io personalmente non sono per i titoli, nel senso anch'io ho una laurea, ma penso che le persone non si valutino con i titoli, sì, ma si valutino con l'esperienza, perché scusate, io conosco tantissime persone che hanno una laurea a cui veramente non darei le chiavi di casa e pacifico. Tantissime altre persone, quindi la validità pacifico. Della persona, le d'accordo. Capacità delle persone non c'entrano con i titoli. Ma l'esperienza Di Maio e Di Battista l'esperienza, dove l'hanno fatta? L'esperienza, adesso Di Maio, forse il discorso fatto 7 anni fa... Allo stadio? 7 anni fa forse si poteva parlare di Di Maio che non aveva un'esperienza politica precedente. Poi mi dovete spiegare quelli con tanta esperienza politica cosa hanno fatto. Detto questo, Di Maio, parlando di Di Maio, adesso è 6 anni che è al Parlamento europeo, al Parlamento italiano. Per cui se non avere esperienza politica, e poi però mi continuo a dire, mi dovete spiegare e dovete fare degli esempi di persone con grande esperienza politica che ci hanno portato, perché un anno fa Di Maio non era al governo, quindi un anno fa nell'Italia andava tutto benissimo, eravamo pieni di gente con esperienza, con tantissima esperienza, eravamo pieni di gente con tantissima esperienza e i risultati ce li abbiamo davanti a tutti, perché adesso puntare il dito verso il Movimento 5 Stelle dicendo che è una manica praticamente di persone senza arte né parte, io faccio parte del Movimento 5 Stelle, io penso di avere arte e anche parte e come me ci sono tante altre persone. Il Movimento 5 Stelle, come qualsiasi altro partito, non è una persona, è una squadra. In quella squadra ci sono tantissimi professionisti, ci sono tante persone preparate. Sì. Pure quelle prese al Grande Fratello? Posso? Ma se io prendo una qualsiasi altra, un qualsiasi altro movimento o partito politico, il fatto di prendere uno per rappresentare l'insieme è un qualcosa, è una forzatura. Se io prendo comunque 6 ci stiamo milioni, allontanando molto da quello che... Il tema non si della può, serata. Non si può, non si può prendere una persona per fare, diciamo, per rappresentare un movimento. Quindi il movimento, come qualsiasi altro partito, è composto da tante persone. Chigi, no, una, no, ci vuole un no, no, mezzo, no. Fermiamoci qua. Io non voglio fare processo al Movimento 5 per favore. Ma il 5 Stelle, no, ha ragione. Il 5 Stelle però... È non voglio fare processo al Movimento 5 Stelle, anche perché dovremmo fare il processo a Tizio, Caio e Semproni. Qui stiamo parlando, il tema della serata è vinti e vincitori. Che cosa sarà l'Europa del futuro? Esatto. Questo è quello che la gente a casa si aspetta, che le altre televisioni non dicono mai, perché se la rivolgiamo in baruffa come fanno in altre TV, non mi sta bene. No, no, ma no, non era baruffa. No, sentite allora i ringraziamenti della signora Sandrin. Prego, regia. Ma ci tenevo a ringraziarvi personalmente per quei 5.944 voti, anzi più di 6.000 dal momento che quasi 200 sono stati annullati, perché vabbè, ci sta anche questo errore, qualcuno ha scritto Sandrin Gina. Comunque va bene anche questo, questo successo volevo condividerlo con voi perché mi permetterà di aprire degli orizzonti molto importanti all'interno dei quali vedremo realizzati dei progetti che grazie anche al lavoro che andrò a fare sarà a beneficio di artigiani, imprenditori, nel mondo dell'agricoltura e soprattutto gente comune.
Ovviamente io ho avuto delle difficoltà legate al fatto che mi vedevano una nemica, di conseguenza vedendomi minacciosa per le poltrone di chi invece era proiettato a difenderle, mi hanno ostacolato e creato una marea di problematiche affinché io non potessi raggiungere il minimo risultato. La volontà del popolo invece è stata un'altra, ha premiato la mia caparbietà e ha premiato il vostro credere in questa fatica. E vedrete che i risultati ora verranno, perché il percorso ormai è tracciato. Quello che mi irrita invece è che nell'assistere a cerimonie tipo cresima, comunione e anche battesimo io abbia potuto subire e assistere prediche in chiesa da parte del prelato che invitava espressamente i fedeli a non votare per la maggioranza, di recarsi alle urne e non votare per la maggioranza, con il proseguo poi dell'ulteriore predica, sempre politica. Questa è una cosa che sdegna, è irriverente, è irrita, soprattutto perché i fedeli e i parroci devono occuparsi della cura dell'anima e non certamente di quelli che sono gli interessi politici. Io mi auguro che questa sorta di traino o comunque di campagna elettorale in un mondo dove si dovrebbe pensare di ben altro cessi, perché di tutto abbiamo bisogno noi fedeli, tranne che di essere catechizzati durante le prediche. Grazie amici e ci vediamo presto. Clericalismo si chiama questo. Ce le poteva... Questa chiesa è sta una facendo... donna troppo pulita, troppo... Lei non ha l'esperienza, diciamo, che hanno i ricercatori di poltrone, quelli che fanno, l'ho detto anche la volta scorsa, quelli che fanno il salto dalla quaglia, non saranno mai ben viste da persone serie, pulite, corrette, mai, perché uno ha una fede, dice ma ci possono essere delle evoluzioni, te l'ho detto prima, ti ricordi? Sì. Ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ci sono tante persone che io non voterei, ma neanche per l'anticamera del cervello, solo perché fino all'altro ieri erano di un partito. Oggi sono andati, perché? Perché di là non c'era più posto, quindi facciamo il salto della quale. Ma dov'è? Ma uno porta avanti la sua idea di un partito o porta avanti la sua idea di poltrona? No, ditemelo voi, io parlo come uno che non ha mai fatto politica, si è interessato dal punto di vista, diciamo così, estetico se vogliamo, e a me piacciono le persone pulite, pulite. Quelli che sono nominate dal popolo per il popolo. E mi fermo qua, perché tante, una volta, fino all'altro giorno, ti vengono a leccare come se fosse chissà chi. E poi l'indomani chi si è vista? Hai capito, ho direttore? Capito, ho capito. Alle prossime politiche mi candido anch'io. Va bene. Non mi domandi dove? Dove? Lì a Imola, dove che ti candi? No, che è Imola? Mi candido al Parlamento, non a Imola, al Parlamento, senti, alle politiche ho detto. Con quale partito? Ma ti piacerebbe saperlo. Allora vedi, il partito che verrà. Il partito che verrà, che non c'è, comunque. Ma l'isola comunque, di l'isola che non c'è. Scusatemi se ho fatto questa, perché sembra quasi, perché poi mettiamo sulla baruffa. Dopo faccio vedere le dichiarazioni di Zingaretti. Però quella... io no, ti voglio dare atto che hai difeso appunto, stavamo attaccando troppo i 5 Stelle. Io voglio spezzare una lancia però a favore dei 5 Stelle. Perché io conosco molte persone di 5 Stelle che sono persone che si sono prestate alla politica, non cosa... vivono. E lui è uno prestato perché ha la sua ideologia. Sì, 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 no, quindi ma è uno, lui fa l'ingegnere, volevo ragazzi. Volevo spezzare una lancia a favore di De Maio. Perché l'unica cosa che io ho apprezzato di Di Maio è stato proprio quella, l'impeachment a Mattarella, di chiedere l'impeachment a Mattarella. Che è stato un errore. Comunque. Perché a mio avviso è stata la cosa migliore che ha potuto fare Di Maio. Vabbè, secondo me. Ferma là, se no andiamo avanti. E ci sono se mai. Ma questo è un altro argomento, Armando. Mastella sarebbe il cambiamento? E che c'è? Ma la signora non è vicina a Mastella, dice Sara. E poi complimenti al professor Segatori, fonte inestinguibile, sempre fresca e viva. E poi dice, è da Treviso questa, ottima trasmissione. Vi ringrazio per l'ottima trasmissione. Se no, esatto, e se no non c'eravamo? Se no non c'eravamo, andavamo mica. Esatto. No, ma scusami, Ma, scusami, voglio, solo una cosa, ma voglio dire,
adesso devo difendere il Movimento 5 Stelle. No, a parte gli scherzi. No, ma è vero quello che dicevi tu, no, Filippo? Ma si parla... ma che poi deve rispondermi la cosa. Sì, intanto dovremmo analizzare, divertiamoci, facciamo un'inchiesta. Espulciamo tutti i deputati, i senatori che sono passati in questi ultimi 40 anni. Facciamo qualche nome. D'Alema, Fini, Gaspari, hanno mai lavorato? No. Uno deve spiegarmi. Cominciamo con questo. Hanno mai timbrato cartellino? Hanno mai, sono mai andati a fare la fila al supermercato? Mai. Da secoli. E quindi, ma certamente. No, ma infatti il problema, per questo godo con voi stasera, a parte mi siete simpatici, ma poi mi scatena l'antidemocraticità mia, no, capito? Perché come funziona sulla democrazia? Parliamoci chiaro. Ti prendo che hai 700-800 euro al mese, 1000 euro al mese, ti porto nel palazzo insonorizzato, con le persone ti aprono la porta, ti piazzo 15.000 euro al mese e dopo ti dico, e adesso vuoi cambiare il sistema? No, di certo. Allora un gesto si impone, ma non posso farlo perché per una questione di buona educazione. Hai mai visto un eletto al Parlamento disposto a cambiare il sistema? Andare. Ma capirai. Questa dice, la Costituzione, articolo 11, prevede limitazione di sovranità, non cessione, esatto, come è stato invece fatto. Se la cessione viene concessa totalmente, non avremo più nessuno da votare, se non qualche inutile rappresentante. Questo lo dice la signora Elisa dalle Marche. È brava, sì, signora sì, ma Elisa. Io vorrei dire a chi ha scritto prima... Se Mastella è il cambiamento, cosa ha scritto? Sì. Ma chi se ne frega? Ma cosa ho da spartire io con Mastella? Che non lo saluto nemmeno. Voglio dire, il fatto che io sia beneventana non significa che io sia mastelliana. Io ho una storia anti-Mastella. Allora, è evidente che Zingaretti ha perso queste elezioni perché ha continuato a perdere voti. Ha perso. Ma senti che ha vinto. Sì, va bene, è ovvio che lui dica quello che vuole, è abituato a dire la bugia, quindi bisogna prendere il contrario di quello che dice per capire quello che è successo. Io però, Vito, vorrei approfittare di questi minuti per spiegare alcune cose fondamentali ai telespettatori. Queste elezioni non è vero che hanno visto un risultato marginale delle forze sovraniste, perché non è vero che sono il 10% del Parlamento europeo, non sono solo 75 i deputati eletti in Parlamento europeo di orientamento sovranista, sono almeno il doppio, cioè sono come minimo 150, ma forse anche di più, 160, perché ancora i gruppi si devono formare, perché abbiamo il gruppo, quello di Farage, di cui facevano parte 5 Stelle, che era sovranista, che conta dai 50 ai 60 deputati. Abbiamo il gruppo della Meloni, dei conservatori, che conta dai 50 ai 60 deputati, e abbiamo poi il gruppo di Salvini e Le Pen, che hanno, probabilmente faranno anche più... No. Quindi i sovranisti hanno ottenuto un risultato che è comunque ragguardevole. È evidente che questi processi vengono pilotati dall'alto con logiche che sono prevalentemente di respiro oligarchico e massonico. Ma come ho detto in premessa, il primo intervento che ho fatto è che comunque il Parlamento deve appoggiare, deve ratificare questi numeri. Il fronte sovranista è forte perché nel Consiglio europeo, che è l'organo che propone il board della BCE e propone i candidati della Commissione europea, è composito, perché abbiamo delle realtà come la Polonia, che fa 40 milioni di abitanti, che è sovranista. Abbiamo l'Ungheria. Orban, sovranista. Abbiamo l'Italia, che il governo, per rispondere a Zingaretti, ne esce rafforzato, perché comunque l'alleanza Salvini e Di Maio conta oltre la maggioranza dei voti. Quindi non è vero che si può fare spallucce di fronte alle istanze sovraniste. E concludo dicendo la cosa forse più importante di tutti, che il Partito Popolare al suo interno è pregno di istanze sovraniste, perché Seehofer, che è CSU e non CDU, non è sulle stesse posizioni di alcuni del CDU che vogliono l'alleanza col Partito Popolare. Orban è un popolare, quindi è conteggiato nei 180 deputati eletti dal Partito Popolare Europeo, ma non vuole l'alleanza col PSE e con Macron. Quindi la partita è tutta da giocare.
non si può dire chi ha vinto questa partita, i sovranisti hanno perso, perché non si può dire. Non si può dire, no, perché la partita è ancora da giocare e i sovranisti hanno molte carte. E quando sapremo di... Intanto si devono formare gruppi e vediamo gli equilibri reali, perché i giornali danno dei numeri che sono un tanto al chilo. Dopodiché ci saranno, si convocheranno il Consiglio europeo, cioè tutti i capi di governo, e poi i capi di governo, che agiscono con una logica collegiale, quindi non di maggioranza pura e dura, dovranno proporre i nomi, e quindi ci sarà tutto adesso in questo momento un succo, un mercato di nomi, di trattative, dove Macron parlerà con questo e questo, la Merkel parlerà. E concludo dicendo che in questo momento la Merkel e Macron non sono in ottimo stato, sono uno stato conflittuale. Due molto cose: conflittuale. Luca Ruffin for president. Quando parla lui siamo incollati alla TV, complimenti, un ragazzo intelligente, per il bene del Veneto dovete candidare un giovane intelligente come lui, perché se aspettate i leghisti state freschi, un abbraccio dal Trentino. Sì, ciao. Ma chi è un tuo amico? Quanti soldi gli hai dato per scrivere? Madonna, figlio del Trentino. Per scrivere questo messaggio. E poi c'era una domanda anche per la nostra amica. Mi è sfuggito, perché qua mi sfuggono, sono tantissimi i messaggi che arrivano che poi li perdo. Era uno dedicato a te, che ti chiedevano un qualcosa, comunque vedremo. Uno dice: voglio che i parlamentari del PD hanno fatto carriera, voglio ricordare, hanno fatto carriera con governi non eletti dal popolo, dice Gerardo da Milano. È così, professore? Tecnicamente no. Numericamente dal non so. Dal 2011 al 2018? Ma sostanzialmente sì. E tutto sta poi chiariamoci una cosa. Sul discorso della disponibilità, responsabilità e attuabilità di certe cose. E gliele lasceranno fare? Ritornando appunto ai gruppi sovranisti, perché altrimenti qua poi questo piccolo scanamento fra posizioni. Glielo lasceranno fare? Sì. La prima cosa da richiedere, secondo me, non faccio mi occupo di filosofia politica e non di appunto politico asfissiata, è potranno gli stati nazionali ritornare a quel primo principio di sovranità, che è decidere sullo stato di eccezione, che è la prima formula delle categorie politiche di Smith. Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Sì. Qua non si riesce neanche a decidere sull'ordinario, tranne che i diametri dei pomodori. Io non capisco perché c'è questa scritta, dice: sono pienamente d'accordo con la saggista, brava, prete piemontese, è un vero prete, assicuro. Vabbè. Se è un prete, evidentemente gli è piaciuto sentirsi dire che Bergoglio ha perso le elezioni. Ah, questo forse, ho capito. Per fortuna non tutta la Chiesa è in marcia. Volendo fare una riflessione su quello che permetterà o non permetterà. Il problema è questo: paradossalmente i sovranisti sono padroni a casa loro, come dice Salvini. Quindi va bene tutto ciò che non va a danneggiare la propria identità, la propria economia e quant'altro. Quindi secondo me il passo è un passo in avanti e due indietro. Qual è il limite? Che secondo me diranno: bene, tu vuoi aumentare il tuo debito pubblico, ma sei agganciato all'euro. Ritorna a quel piano della Merkel B, e si fanno due tipi di euro, un euro forte e un euro inflazionato. Voi vi tenete l'Europa del Sud, volete indebitarvi a 130, 140, 150, vi date le vostre garanzie, non ci tirate giù anche noi, perché sull'euro, se va male uno Stato, va male tutti gli altri, perché sono garantiti dalla BCE, che è una banca privata. Che è una banca privata con soldi. Ma non è vero questo. No, io faccio questo ragionamento perché momento in cui poi sulla politica degli immigrati, eccetera, ci saranno muri, frontiere là, però secondo me sul discorso si spaccherà sul discorso economico, cioè ci sono stati che hanno un debito del 50% del PIL, quelli nordici, voi ce l'avete 130, avete 150, 160, garantitevi i vostri soldi.
Allora, uscire non puoi perché sei morto, perché inutile che diciamo, battiamo l'ira, baciamo, siamo morti. Abbiamo perso metà col cambio lira-euro, riperdiamo l'altra metà col cambio euro-lira. Quindi è una cosa allucinante. Però succederà, questo sarà l'elemento, secondo me, che creerà frizioni fra questi stati. Perché, obiettivamente, tu Orban vai d'accordo finché non vai a pestargli i piedi a casa sua. Comunque circa, per quanto riguarda la però, moneta... Però, ripeto, chiudo, io sono propenso a una federazione di stati sovrani, come l'Unione degli Stati Europei, più che una Unione Europea. Perché allora saresti sovrano, avresti un esercito unico, una politica europea unica. Perché se tu no, l'Europa non com'è non può decidere di una ma politica... Ma non è più fattibile questo, eh? Vabbè, ormai siamo comunque mi dicono che la vera domanda... Secondo me sarebbe la cosa più io la pongo come domanda a tutti, chi sì. vuole mi risponda. Dice Alfredo Pasini... La vera domanda di oggi riguarda l'Unione Europea è: a cosa è dovuta la virata netta di Orban e Farage verso il Partito Popolare Europeo? Perché non aderiscono al gruppo sovranista? Minacciati? Comperati? O, data la difficoltà a formare una nuova maggioranza, mirano a rompere il Partito Popolare dall'interno? Difficilissimo. Per spianare la strada ai sovranisti? Posso... Rapido la risposta. Allora, la risposta è semplicissima, l'ho detto nell'intervento precedente. Il Partito Popolare è il vero ago della bilancia, anche se è un ago molto grande perché è il primo partito. Perché se il Partito Popolare decidesse di allearsi con i sovranisti, con i tre partiti sovranisti, la maggioranza, il blocco, il macigno sul tavolo del Consiglio Europeo sarebbe posto da Salvini, da Seehofer, sarebbe posto da Orban, sarebbe posto da chi ha delle istanze sovraniste, ora a prescindere che si chiami popolare, conservatore o per la libertà come Farage, Brexit, quello che vogliamo. Quindi questo è il primo punto che dobbiamo ben tenere presente. Quindi nei popolari è la prima battaglia, perché sono i popolari che decideranno se andare nella continuità e quindi fare l'alleanza con Macron, che vuol dire ALDE, i liberali, e col PSE, col Partito Socialista Europeo, oppure se decideranno di dare una discontinuità. La discontinuità vuol dire che le nomine nel Consiglio Europeo nascono pensando a un atto di forza, un'alleanza, i tre partiti sovranisti più i popolari. E mi dice... Lo permetterà? Questo è il problema. Non lo so io, però... Ma infatti, è la discussione... Capito, però, è esattamente il contrario di quello che mi stai dicendo tu. Luca, comunque... io ho detto che la partita si sta giocando, non ti ho detto sì, che a Bilderberg cosa succederà. Lo sapremo. Lo stanno facendo. Non perdere di vista l'ipotesi che è realtà, che purtroppo Macron non ha più futuro, perché adesso la Le Pen incalzerà. Ma pesantemente, e problemi interni Macron ne ha, no, Ornella, ne ha con gli immigrati, ne ha con i gilet però gialli. Però se vanno a votare perderanno un'altra volta le elezioni. E certo! Perché però... poi quando va il ballottaggio è morto. Ornella, allora, abbiamo già visto. Dice qualcuno che Claudio da Mortara, dove si trova Mortara? Mortara è in provincia di Milano. Bravo. Provincia di Milano, ecco. Dice questo è un processo irreversibile iniziato nell'80. Con il progetto di svuotare a livello finanziario e umano l'Italia, e qualsiasi passo che noi facciamo, loro sono sempre davanti perché possono usare a loro piacere figure poco affidabili all'interesse del nostro paese. E tutto il parlare che si sta facendo, anche quello che stiamo facendo noi questa sera, serve solo ad intrattenere le persone davanti al video. Non è vero. E cosa Vito? Facciamo? Vito? Ci suicidiamo? A me pare come si chiama una stronzata pazzesca. Vito? Perché se uno volesse intrattenere voi vicino al video, guarda, sto meglio a casa mia a riposare, che con il dolore vengo qua per farvi, per aprirvi le orecchie, non gli occhi, le orecchie, no? E quindi non potete fare queste considerazioni disumane, dico io, una parola così buttata all'aria. Vito, allora, proprio oggi... Questo governo giallo-verde, il nostro Parlamento, ha fatto un atto rivoluzionario, fortissimo, che è passato sotto traccia. Ha approvato i mini bot, che vuol dire, per chi se ne intende di finanza, vuol dire in maniera, diciamo, di soppiatto,
la capacità di emettere moneta, perché i mini bot essenzialmente possono essere utilizzati come forma succedanea di pagamento. E chi li ha comprati? No, allora, innanzitutto il Parlamento ha fatto una, ha iniziato oggi, ha approvato oggi la legge, quindi ancora si deve mettere in atto. Però il fatto che un Parlamento decida, un Parlamento a maggioranza sovranista, di dare seguito a un provvedimento che peraltro in questa trasmissione ho sentito l'economista Rinaldi lanciare questa questione dei mini bocce, cioè questa capacità di... Poi dopo, se mi permetti Luca, perché qui è un mondo un po' strano. Comunque ho detto di fare questa roba qua. Comunque, per quanto riguarda i mini bot, robe vari, scusatemi, di moneta, l'MMT, ne parleremo venerdì prossimo. Voglio aggiungere, se mi permettete, adesso l'ha appena pubblicato Imola Oggi, lo dice Giorgia, apprendiamo con stupore che il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, la giornalista italo-siriana Smaida Shan riceverà l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Riteniamo che l'istruttoria, che certamente ha preceduto questa decisione, non abbia approfondito a sufficienza una serie di fatti meritevoli di attenzione che riguardano Smaida Shan, figlia di Nurda Shan, già presidente dell'UKOI, e l'UKOI, aggiungo io, è vicina ai Fratelli Musulmani. Ritenuto vicina ad ambienti fondamentalisti, la signora Dashan avrebbe avuto contatti con Hissain Sakha e Amman Basha, jihadisti transitati in Italia accusati di efferati delitti, documentati, da filmati, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, vi rendete conto? Anche questo è merito del nostro imbarazzante Presidente della Repubblica. Cavaliere al Merito della Repubblica, questa giornalista vicina ai jihadisti, figlia di un imam dell'UKOI, organizzazione vicina a... un'organizzazione messa al bando addirittura nei paesi islamici. Perché la sinistra deve dimostrare questo è il nostro Presidente della Repubblica. Si parlava prima, se Gentiloni riceve Soros, che è condannato a morte in Malesia, all'ergastolo in Indonesia, per crimini monetari, e noi lo riceviamo in Italia, ma non è che si sarà scambiati due cornetti, il cappuccino, no? Vuol dire, Soros è riuscito a creare una crisi finanziaria spostando... mi pare 2.500 miliardi all'epoca, e ha creato problemi all'Italia. La domanda è, ma questi li lasceranno lavorare? Perché torno lì, capito? Io condivido quello che dici tu. Sì, metteremo delle persone in gamba, 7 premi Nobel, li metteremo all'economia. Ma credo che non basti. E che uno dietro dopo togli la spina, capito? La cosa, è questo il problema. Scusate la mia ignoranza, ma la cosa più logica sarebbe di fare sacrifici. Perché adesso... noi facciamo grandi sacrifici per poter tiriamoci fuori da questa Europa, facciamo altri 2 o 3 anni di sacrifici, ma noi italiani no. Sai cos'è? Che dicono nei trattati europei la stampa delle banconote è esclusivamente della BCE, ma non parla di moneta metallica o monete elettriche, di cui non parla. Infatti la Germania in 3/4 di anni ha stampato 17 miliardi di moneta, perché in Italia non si è fatto così. Esattamente. No, ma la stampiamo o non la stampiamo l'euro? È quello che cercavo di dire prima io. Ci sono dei segnali che lasciano intendere che la partita a livello massonico non sarà necessariamente vinta dal Bilderberg e dalla massoneria progressista. Il termine improprio, passatemelo così. Perché il fatto che il Parlamento italiano abbia avuto il coraggio di portare avanti questa emissione dei mini bot è un fatto rivoluzionario, perché è come se l'Italia avocasse a sé la sovranità monetaria, perché i mini bot non sono moneta, però nel momento in cui io faccio una legge in cui io dico io mi riservo la facoltà di fare dei mini titoli di debito, no? Come mini bot, di fatto è come se io dicessi voglio creare qualcosa di alternativo all'euro. Faccio un inciso. La lascio allora, non voglio... No, fate l'inciso veloce. No, l'inciso è questo. Allora, noi la battaglia sui trattati verte innanzitutto la possibilità che noi abbiamo di governare l'economia. E l'economia si governa in due modi. O facendo le tasse, quindi abbassando o alzandole, oppure
gestendo i livelli di moneta, quindi la sovranità monetaria. Queste esistono anche altre, però i due principali sono questi. Il fatto che questo Parlamento sovranista, e quindi io spezzo una lancia a favore dei 5 Stelle, abbia agito in questa direzione, significa che comunque la volontà di andare effettivamente contro, di essere contundenti rispetto a queste elite, a queste oligarchie, c'è. Quindi la democrazia comunque può funzionare se uno la fa funzionare. Vuole dire qualcosa, professore? Una previsione velocissima. C'è una variante in tutto questo, anche all'interno dei singoli stati, la magistratura. Io ogni tanto mi guardo il filmato di Sigonella, i carabinieri circondati da Delta Force americana, i carabinieri che circondano la Delta Force americana. Come è finito Craxi? Mani pulite, io non faccio il complottista perché i complottisti sono quelli che i complotti li fanno, ma qualche sospetto ce l'ho, no? Sulle motivazioni di Mani pulite su un certo indirizzo. Ultimo, voi forse non si sapeva in giro, ma è indifferente, e un giudice francese, io parlo dello scorso anno, aveva chiesto la perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Certo, certo. Quando l'ufficio politico mi ha contattato e ha detto allora dopo Macron, certo che ci sto, ho fatto una relazione finita in niente ovviamente, però voglio dire, in Francia i magistrati chiedono per aver pubblicato dei video di decapitazioni islamiche. Quindi la magistratura in Francia chiede la perizia psichiatrica per Le Pen. In Italia c'è il caso Craxi, come perché, o la morte di Mattei, se vogliamo arrivare ancora più grandi tragedie. Però adesso c'è anche il caso Palamara. Il caso Palamara. Dovete sentire l'intervista di Cossiga quella volta. Contro, l'hai sentita Palamara, che è il nome deontologo, allora, a faccia, lì, ma ne ha detti tutti i colori. Ma questa è una cosa molto l'avete importante. L'avete sentito? L'avete visto? Questa è una cosa molto importante. Che roba. Vabbè. Questo è un aspetto molto importante. Comunque allora, posso riallacciarmi un secondo adesso mi trasformo, non pensate che cambi idea, però sulle mie idee. Non trovate che però dar solo colpa all'Europa dello Stato che ha l'Italia sia un alibi e sia una mancanza di intelligenza e di voglia di fare quelle riforme che dobbiamo fare? Vi dico anche una cosa, non è che in Italia manchino i soldi, cioè cosa cambierebbe, perché tu stai parlando di mini bot, debito, e Salvini vuole sforare il rapporto deficit per fare debito, io non sento mai invece parlare qualche politico di come spendere meglio i soldi che si pagano gli altri tasse. Parliamo, signori, di 800 miliardi di euro di bilancio di uno Stato. 850. Cioè, 850 miliardi. Non stiamo parlando che non ci sono soldi, ok? Con un'evasione stimata di 130 miliardi di euro, con un costo di dipendenti pubblici di 300 miliardi di euro. Questi numeri me li ricordo perché ho fatto parte, ero uno dei movimenti dei sindaci del 20%, vi ricordate? Io ero in prima fila, ecco, sono andato a Roma a parlare, eccetera. Allora, non è ora che questa classe dirigente inizi a far funzionare la sanità in Sicilia, eccetera, con i costi standard, dove là una siringa costa 10 volte di quello che costa qua, dove razionalizzare gli sperperi. No, Vito, perché se continuiamo sempre... No, ti sto dicendo l'Europa, che l'Europa tu devi sempre chiedere che ti diano più soldi per i debiti. Ma Luca, sta bene, ma spendiamo meglio quelli che abbiamo, se siete in grado di farlo. Allora, intanto ci siamo presi degli asinelli, perché Mortara è in provincia di Pavia. Ci sarà un altro Mortara? Sì, guarda, sai quanti ospedaletti che ci sono? C'è ospedaletti in provincia di Padova, ospedaletti di Trento. Ma scusami, perdonami, giusto per farci una risata. C'è qualcuno che dice che siamo Mortara, degli asini, adesso lo cerco. Noi, di destra, perché i romani davano la cittadinanza agli africani. E vedi Scipione l'africano? Beh, no, uno c'è Mortara a Milano. C'è Mortara a Milano. C'è Mortara a Milano. Allora, c'è non siamo, sono Daniele, ho 49 anni, di Merate, provincia di Lecco. Sono disoccupato da quasi 11 anni. Si smuoverà qualche posto di lavoro? Mi auguro buon lavoro a tutti voi, a me stesso per ora. Ma mi pare strano che 11 anni.
queste signore non abbiano trovato un posto di lavoro, insomma. Quindi dicono che il lavoro c'è. È affetto da disoccupazione conclamata. 11 anni, ragazzi. Sono tanti. Bisogna rimboccarsi le maniche. Adesso con tutta la mia solidarietà, però, datti una mossa. Che cavolo, in 11 anni qualcosa uno si inventa. C'è anche la creatività, non esiste soltanto la dipendenza. Bisogna essere anche creativi. Poi dice, voglio ricordare che il vice direttore del Fatto Quotidiano, giornale i cui vertici sono vicino al Movimento 5 Stelle, e tra gli invitati del Bilderberg, questo l'abbiamo già detto. Il Minibot poi aggiunge, sono una proposta degli economisti della Lega, cioè Borghi e Bagnai, bravo. Luigi da Benevento. Bravo. Quindi i tuoi compaesani ti seguono. E qualcuno dice che tu hai fatto anche propaganda all'epoca per Mastella. Mastella. Uno dice, sono di Benevento. Ma Querelo, non Mastella, Querelo lui. Vabbè, io ma ho scritto libri su Mastella, contro Mastella. E contro la moglie, contro questa... Cavaliere, cavaliere. Ma dai. Consigliere regionale. E così sono interpretazioni. Filippo, non ti ho più sentito. Ascolto, che cosa potrebbe fare? Ascolto, imparo. Ecco, il Movimento 5 Stelle, secondo te, cosa può fare in Europa? Ma diciamo che sicuramente quello che può fare... Allora, i numeri in Europa sono abbastanza ridotti, perché sono 15 in un gruppo di una settantina. E sicuramente quello che può fare è portare avanti alcune delle istanze che sta portando avanti anche qui in Italia e, come dire, andare in Europa e si parlava prima del discorso di rivedere i trattati e, come dicevo l'altra volta, battere anche un po' i pugni, perché è quello che è successo in passato, cioè molte delle cose... Ma ci si fa male ai pugni però, eh? No, non si fa male ai pugni. Il concetto è che molte volte si è andati lì e si è semplicemente... sono presi gli ordini, fatemi dire... Senza mai dire niente. Quindi chi è andato in Europa spesso, mentre gli altri stati facevano appunto sistema e mandavano persone preparate, noi spesso in Europa abbiamo mandato persone che erano così, erano i cosiddetti trombati, che non avevano assolutamente in mente l'interesse dell'Italia, e molte delle cose che stiamo adesso, diciamo, che stiamo subendo, ricordo che c'è anche lo spettro del fiscal compact che girava, perché l'Italia semplicemente andava lì con carta in mano a prendere gli ordini. Quindi quello che dobbiamo fare è farci sentire come, perché è l'unico modo per provare a cambiare. Ornella, insomma, che Europa dobbiamo aspettarci? Io non so che Europa aspettarmi. Io dico che il sovranismo non ha vinto, ma non ha neanche perso. Il che significa, come diceva Gianmarco, che ci sono ipotesi di, come dire, riorganizzazione. Questa Europa non può andare così com'è. Dico anche che ho un gran terrore che nei prossimi anni questa Europa, se resta com'è, generi un conflitto continentale incontenibile. E per chiudere un minuto. Ma non starà così, cambierà sicuramente. Aspetta un attimo, scusa. Sono preoccupato anch'io per questa situazione qua, perché o si fa davvero l'Europa dei popoli, o si fa un'Europa confederata dove appunto i popoli e le nazioni si riappropriano della propria identità e di sovranità, altrimenti non si può andare avanti così col ricatto della pace. Noi stiamo insieme in Europa perché siamo in pace, perché se non stiamo insieme cosa facciamo? Ci facciamo la guerra? Hai capito. Ma chi l'ha detto che ci facciamo la guerra? Quegli ubriaconi, quei criminali? Questo bisogna dirle le cose. Cioè noi ci stiamo islamizzando. Noi ci stiamo riempendo di decine e decine di milioni di invasori, di soldati, ma non solo di soldati islamici ci stiamo riempendo, non di profughi, di famiglie, di donne, uomini e bambini, di maschi di 1,90 m larghi 1 m, che ci faranno a pezzi. Uno ieri a Vicenza è saltato addosso a una donna, all'autista di un tram, l'ha fermata, l'ha tentato di violentarla in strada. Ma vi rendete conto? Un signore 72enne è intervenuto, ha preso le sue botte, un'altra signora lo stesso, è successo un putiferio. Cioè questi oramai non temono più nulla, perché sanno che in questo paese non vanno in galera, perché non esiste una magistratura, esiste il giudiciume. Ecco che cosa esiste. La riforma della giustizia quanto prima.
carissimo Bonafede, se rimarrai ancora alleato con il governo Salvini. Ma questo fa parte ovviamente di un'altra trasmissione. Sì, okay. Perché quando parleremo della situazione italiana. Ma che la gente abbia scelto di mandare indietro questo cerpame o di non accoglierne altro, mi sembra assolutamente inequivocabile. Comunque io penso, riprendendo una frase di Almirante su un comizio, un minuto, che lei, disse o l'Europa è o non è. Allora, questa non è Europa. Questa non è Europa, perché certo. È un'unione economica. Noi oggi ci troviamo dentro una morsa tra una guerra economica che noi la stiamo neanche considerando, tra America e Cina, per la supremazia tecnologica. Questo è, e noi siamo in mezzo come no, un vaso di cristallo in mezzo a due macigni di ferro. E noi di questo ce ne freghiamo. Stiamo pensando al debito, al più, al meno, all'est comunitario. Tutte cose importanti. Quindi ma la cosa fondamentale, ecco perché prima ho parlato di un'unione degli stati d'Europa. Perché così com'è non è né carne né pesce e saremo schiacciati, stritolati. Perché Trump sta facendo questa guerra con la Cina? Perché la Cina sta superando l'America dal punto di vista tecnologico? Perché hanno fermato Huawei? Perché ha la tecnologia 5G più avanti di Apple? Noi in queste cose non le capiamo perché siamo storditi dall'extracomunitario, da ste robe qua, i confini. Va bene. Ecco perché dicevo che abbiamo una politica spicciola. Grazie. Perché non c'è questa visione più grande e completa del mondo che sta cambiando. Grazie architetto, grazie infinite. Grazie a voi per la partecipazione a questa trasmissione serale. Grazie per l'ospitalità. Dovere. Grazie. Ci vedremo venerdì prossimo. E come sono solito dire a fine trasmissione, buon sorriso e buona salute a tutti, con la speranza che la salute sia sempre con noi. Buonanotte. Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. We'll be right back.